per la terza volta di fila loro, Olimpia Milano, Virtus Bologna, la storia della nostra pallacanestro. La finale attesa da tutti, insomma, due super squadre, talento da vendere, profondità, esperienza, chi più ne ha più ne metta. Esaurito, pubblico delle grandissime occasioni, come normale che sia per una gara di finale. È la prima volta nella storia dei playoff scudetto che una finale si ripete per 3 anni di fila. La concentrazione e l'emozione sui volti dei protagonisti di questa gara 1. Giù il gettone, sono cominciate le finali scudetto 2023. Uno contro uno, si gancio vincente di Kai Lyles. Datome vuole attaccare il serbo. È quello che sta cambiando un po' il volto dell'attacco dell'Olimpia Milano. Napier vuole alzare per Folkman, che riesce a deviare al volo. Possesso per le A7 per pareggiare la situazione o anche per sorpassare. È questa la scelta di Billy Baron. Ma c'è Melli a rimbalzo offensivo. Mette palla a terra, scarico per Shields, che si alza e spara! Canestro del più 9, esplode il forum! Hall step back, ci vuole riprovare anche lui da 3! Segna Devon Hall! Ma gara 1 è dell'Olimpia Milano, che sale 1-0 in questa finale scudetto. Come approccerete gara 2 adesso? Sarà importante cominciare meglio per noi. La squadra è stata brava a tenere botta in un primo tempo sinceramente mediocre. Abbiamo vinto una partita e adesso vediamo la seconda. Anche per Milano andare a rimbalzo sull'errore è la cosa migliore, a chili e centimetri. Hall batte il suo avversario e poi va a schiacciare. Ci riprova Baron, due triple in fila. Riapertura per Folkman, gira molto bene il pallone, metri di spazio per Napier, triple bersaglio. Datome esce dai blocchi, mette a posto i piedi e segna la tripla. Questa è la sua uscita. Per il tiro da 3, che fa saltare in aria tutto il forum. Libero di Melli dentro, più 3 Milano, anche per Teodosic, la tripla della disperazione è corta. Milano vince anche gara 2, 79-76. I dettagli fanno la differenza. Alla fine siamo stati un pelo più cinici noi e abbiamo vinto, solo questo. Però la serie lunga è una serie molto equilibrata, però l'importante è essere sul 2-0. Scenario, si trasferisce a Bologna. Il primo tiro se lo prende Baron, piedi per terra, tripla avversario.
Kovacic può andare a due mani sopra il ferro. Tempo nol, grande attacco di Milano in uscita da Caimano. Nicola mette, come dicevi tu, di pura volontà. Bologna rientra nella serie e la riapre con la vittoria 69-61 della terza partita. E allora si parte, amici, la palla 2 comincia, gara 4. L'Eterno segna allo scadere. La Piacenza, senza metro da 3. Nepiar, parità, e Milano va avanti nel punteggio. Un'intensità pazzesca, entrambe le squadre ci hanno provato. Si va lunedì in gara 5 sul 2-2. Si arriva da una partita pazzesca durata 50 minuti, si riparte dal due pari. Pivotal game, come dicono, c'è la gara dove può girare tutto. Insomma, la Virtus arriva dall'inerzia di due vittorie consecutive. Milano adesso ha il fattore campo. Belli trova la palla al centro area. Finta su Scenghiglia, vuole attaccare il centro dell'area. Serve su Roll Kylines, canestro più fallo subito. Nepier riapre per Baron, tanto troppo spazio. Vuole far continuare la circolazione di palla e ha ragione lui. Mentre qua arriva la stoppata, corre Milano dall'altra parte. Schiacciato di Belli sull'assist di Nepier. Penetrazione di Nepier che passa oltre a Paiola, il fallo poi arriva. E la palla è nelle mani, sapiente di Shevonshilsky, attacca Hackett, ne trova il 3-2. Miliga sta facendo cose preziose, Folkman dal palleggio, per lo stesso Miliga. Lo sfida, si arresta, si prende il tiro e questa volta non sbaglia. Scienza ringa la folla e comincia la festa per gli oltre 12.000 del Forum. Milano si porta sul 3-2 nella serie. Tough game, fifth game of the series, so both teams are really starting to understand who each other is. Importante vincere, tenere il fattore campo. Adesso andiamo a Bologna, non sarà facile e basta, però dobbiamo vincerne ancora una e siamo a un passo dal traguardo. Le due squadre stanno giocando a un livello molto alto, palazzi esauriti, grandi giocate individuali che hanno poi alla fine sono quelle che decidono le partite, perché alla fine sono i grandi campioni che mettono la loro firma con le giocate decisive da una parte e dall'altra, quindi credo che da questo punto di vista è sicuramente una serie molto molto bella. Finale scudetto, vediamo se l'Olimpia Milano riesce a sfruttare il primo di due possibili match ball, oppure se la Virtus rinvierà tutto ai brividi di gara 7. Salta, vediamo che tira da dove. Fondo. Voigtman tira da centro campo. Belli. Parte Scienza, cambia piede. Hall prende il rimbalzo. E si va a gara 7. Tutto rinviato agli ultimi
abbiamo giocatori che stanno dando tutto, è stato appassionante fino adesso, sono state 6 partite durissime per questi giocatori che hanno fatto veramente delle partite grandissime, può essere qualcuno che è molto stanco, magari qualcuno invece troverà la capacità, nonostante la stanchezza, di fare una grande partita. È ovvio che sia noi che loro abbiamo bisogno che i nostri leader giochino meglio. Questa è la 4ª gara 7 di finale scudetto nella storia del basket italiano. Milano, l'ultima gara 7, l'ultima partita decisiva per lo scudetto, l'ha giocata nel 2014, qui 9 anni fa, vinse contro Siena. Giù il gettone, inizia la giostra. Alla fine vuole andare da Hackett, la pressione di Melli però porta al recupero di Schiltz. Ancora da Tome! Schiltz lascia sul posto Hackett, fa reggere l'impatto con Mickey. Schiltz vede il taglio di Heinz, appena entrato per Melli. Paiola buca l'anticipo, da Tome si appoggia al vetro, dentro altri due. Tiro da tre, da lontano, Billy Baron. E adesso da Tome carica tutto il pubblico. Billy Baron manda forse i titoli di coda. Devastanti, si prende la responsabilità prima a sinistra e poi a destra. Ci avete aiutato tantissimo, l'anno scorso ci avete aiutato un sacco, quest'anno ancora di più. Era veramente difficile vincerne 4 partite consecutive in casa. E voi siete riusciti a trascinarci, a fare queste 4 vittorie consecutive e vi saremo eternamente grati. Grazie. Devo dire la verità, ieri ho capito che avremmo vinto quando Gigi ha schiacciato 2 mani. Non possiamo perdere. Siamo stati bravissimi tutti, you were great. Dall'inizio all fine. All of you, the beginning to the end. Dobbiamo essere tutti contenti. We have to be very happy and proud. Chi ha giocato meno e chi ha giocato di più. Those who played less and those who played more. L'abbiamo vinta in tutti. We together won this national championship.